Eccoci qui, siamo a Roma, Università LUMSA. Abbiamo assistito a un interessante dibattito sul nuovo reclutamento scolastico figlio del decreto legge 36 e della legge 79. Abbiamo con noi il magistrato Paolo Coppola del Tribunale Sezione del Lavoro di Napoli, che ha fatto un po' il punto della situazione su un momento molto particolare. Coppola, i precari non sono stati mai così tanti come oggi. Perché è accaduto questo? Beh, se non si riesce a mettere in campo un percorso assunzionale che tenga conto delle esigenze anche future, se del caso attraverso graduatorie a cui attingere, si potrebbe pensare a una graduatoria unica nazionale e poi con scorrimenti e con man mano inserimento di nuovi professori da altri concorsi e mano a mano assorbimento, quindi avere un bacino di personale per le esigenze sia permanenti ma anche temporanee. Non dimentichiamo che nel nostro ordinamento esiste un istituto, è quello del contratto a termine, che potrebbe essere applicato anche ai precari, no, gli spezzoni orari potrebbero diventare cattedre chiaramente a tempo parziale, oppure anche le supplenze periodiche annuali potrebbero diventare, con una flessibilità oraria, con una flessibilità dei periodi, potrebbero diventare un sistema di reclutamento e man mano ampliare il numero di ore al verificarsi di nuove necessità e quindi poi diventare full time come un rapporto ordinario. Coppola, lei fu uno dei promotori del sollecito fatto alla Corte di Giustizia Europea nel 2014, sono passati ormai oltre 8 anni di quel monito della Corte di Giustizia che doveva prevedere la stabilizzazione dei precari con 36 mesi di servizio, non è rimasto tantissimo. Cos'è che non è stato applicato come ci ha chiesto la Corte di Giustizia? Beh, quelli sono stati sostanzialmente stabilizzati. Il problema è la creazione di nuovi precari, perché se noi non teniamo conto della straordinaria variabilità delle esigenze della scuola, potrebbe essere agevolmente risolta, il sistema delle GAE non era sbagliato. Il problema era che bisognava prevedere che queste persone passassero a tempo indeterminato anche, come ripeto, part time e poi man mano arrivare al full time, ma eliminare questa situazione di straordinario precariato. Invece adesso, con questi sistemi assunzionali e l'eliminazione del doppio canale, i precari oggettivamente non possono che aumentare, perché quelli che una volta venivano assorbiti dall'altro canale e che quindi facevano ridurre il numero dei precari, e adesso non c'è più questo canale che li assorbe, quindi quelli rimangono a meno che non vincano un concorso quando viene bandito il concorso. Quindi in questi giorni l'Unione Europea dovrebbe esprimersi sulle assunzioni direttamente del GPS. Lei non è ottimista da questo punto di vista? Ma l'Europa non è che si deve... Allora, l'esigenza per l'Europa, il PNRR, non è tanto la riduzione del precariato, ma a mio avviso, da una lettura del PNRR, la formazione dei docenti. Quindi chiaramente un docente precario come regola è meno formato, perché la formazione normalmente è compito del datore di lavoro, la formazione è un job, per cui la regola sarebbe che prima si viene assunti e poi si viene formati, questo accade ordinariamente. Il precario, siccome non sono previsti meccanismi di formazione per i precari, si tratta di lavoratori che sono normativamente meno formati, io non dico meno capaci, ci mancherebbe altro, magari sono persone che non hanno fatto i corsi di formazione normali ma sono bravissime, non mi permetterei, dico normativamente, da un punto di vista normativo, appaiono essere meno formati, da qui l'aumento dei CFU per dire che abbiamo dei lavoratori precari più formati, probabilmente questo è il motivo, ma soprattutto l'Europa, siccome dice che vuole dei lavoratori formati, se i numeri sono quelli che si sentono, cioè 700-800.000 professori a tempo indeterminato e oltre 200.000 a tempo determinato, vuol dire che il 20% o più, probabilmente 25-26% dei professori, per loro non è prevista una formazione, e questo per l'Europa, per il PNRR, per quelli che sono gli obiettivi, non va bene. Un'ultimissima domanda: una parte dei precari ricorre in tribunale,
È stata approvata una legge che prevede un risarcimento al massimo per 12 mesi. Lei nel maggio 2022 ha emesso una sentenza a favore di, mi sembra, 19-20 docenti di religione che appunto complessivamente ha fatto avere qualcosa come 700.000 euro. Ma ci sono buone possibilità che questo risarcimento possa essere allargato anche a un maggior numero di precari? Cioè, cosa possiamo dire a chi è in dubbio se fare o meno ricorso? Allora, l'AIR è un orientamento della Cassazione, le sezioni unite del 2016, la 5072. Io ho ritenuto di ampliare per precari di grandissima durata, oltre 20 anni, gente di 28 anni di precariato, il limite delle 12 mensilità applicando una regola ritenuta, quella applicata dalla Corte di Cassazione a sezioni unite, analogia iuris e non analogia legis. Questo è un discorso tecnico. La Corte di Cassazione, con delle ordinanze che secondo me, vuol dire, forse ci voleva la sentenza, cioè devono essere un po' più pensate, ha ritenuto di applicare una regola di analogia legis e non iuris, cioè non i principi ma la norma testualmente detta. Questa differenziazione è nell'articolo 12 delle preleggi, quindi è proprio una disposizione normativa, è una differenza sull'interpretazione dell'articolo 12. Però in questo momento precari di quella durata credo che ce ne siano pochi, credo che nella scuola non ci siano precari da oltre 10 anni, insomma penso che più o meno saranno dal 2015 al 2022, 7 anni credo che sia il massimo di precariato al momento, poveri loro, e chiaramente questo non vuol dire minimizzare il loro problema. Grazie al dottor Paolo Coppola della sezione del Tribunale di Napoli. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie.